Allora, questo è l'ultimo brano che praticamente ho cantato a Sanremo l'anno dopo Non amarmi. Lo devo dedicare, oltre a coloro che hanno organizzato questa serata e tutti coloro che hanno partecipato, i ragazzi della Protezione Civile, i volontari, comunque tutti, anche coloro che stanno cucinando, preparando, veramente un grande applauso anche loro. Ma lo voglio dedicare in particolare ai miei allottini che sono venuti stasera. Chi da Palermo, chi da Catania, chi da Siracusa e da Agrigento. Insomma, da un po' da tutte le parti della Sicilia. Che cosa posso dire? La commozione nel vedere tanto affetto dopo tanti anni è immensa, perché io vivo, noi artisti viviamo di queste emozioni e devo ringraziarvi sempre. Quindi seguitemi sempre nei social, chi ancora non l'ha fatto, vado a mettere mi piace, perché sono io sempre che rispondo personalmente, perché credo che sia bellissimo questo rapporto che si crea. Non capisco chi demanda altre persone a curare i propri social, provo che sia una cosa di una tristezza infinita, perché si perdono delle cose, si perdono le emozioni che sono immense. Quindi la dedico in particolare a loro, grazie per essere venuti, grazie di cuore a tutti gli allottini che magari poi vedranno questo filmato, non ci sono in questo momento. E questa canzone è un anno di noi che ho cantato a Sanremo nel 93, dedicata a tutti voi. E con questo vi auguro una buona serata e spero di ritrovarci qui in un altro contesto, quando non ci sarà questo maledetto Covid che ci ha cambiato completamente la vita, ma che da una parte ci ha fatto capire anche tante cose, però il valore di anche delle piccole cose, piccole grandi cose, come sono gli abbracci, uno sguardo, una carezza, un potersi parlare liberamente e potersi abbracciare. Questa è una cosa che penso sia mancata a tutti noi tantissimo. E quindi vai con un anno di noi, sperando che il prossimo anno ci ritroveremo in un'altra situazione. Vi abbraccio a tutti! Ciao Francesca! Quando ti incontrai per caso.
comunque di averla resa magica in qualche modo, nonostante siamo stati pochi ma buoni. Grazie a tutti gli alloffini che sono venuti stasera, veramente con tutto il cuore. Grazie del sacrificio che avete fatto da lontano, grazie di cuore. Grazie a ciao te. A tutti! Grazie a te per la bellissima serata che ci hai regalato. Vieni sul palco. Sì. E chiamo anche Loredana. Loredana, vieni, perché il sindaco arriva con due bei mazzi di fiori. Vieni. Eccole che arrivano. Al centro, venite al centro. Ricordiamo che siamo in diretta Facebook, quindi dobbiamo anche far vedere questo momento. Manteniamo le distanze. Applauso ancora per la bellissima voce di Francesca, per l'ironia e le risate che ci ha fatto fare Loredana. Io vi do appuntamento domani sera c'è un altro amico, un mio amico, un amico di Antonio, che è stasera, poi c'è un bellissimo programma e diciamo che io e Antonio ritorneremo giorno 9, diciamo già che porteremo buon umore perché ci sarà Gina Storina con noi. Non speriamo ancora il nome della presentatrice, perché vi assicuro che ci saranno delle sorprese, ci saranno altre belle voci. E stasera abbiamo deciso di, con Antonio, proprio di aggiungere ancora qualche cosa alla serata di giorno 9. Quindi abbiamo voluto aggiungere il nostro, perché noi è una sofferenza. Siamo abituati a vedere questa piazza ormai da tanti anni in un modo... in un altro modo, quindi sono sicuro che in queste serate, a partire da domani sera, ci sarà il pienone, per come è giusto che preveda la predisposizione, e noi ci rivediamo giorno 9, però mi raccomando, delle belle serate come queste non fanno solamente bene all'anima e bene alle persone che hanno voglia di ritornare alla normalità. Grazie a tutti, a domani sera per l'estate di Storina, noi ci vediamo giorno 9. Buonanotte a tutti.